Ciao a tutti, questo mese continueremo a smontare la moto e parleremo delle forcelle. Inizieremo a parlare della forcella anteriore per spiegare un attimino come funziona, l'utilizzo che ne fa e quant'è l'importanza di questo particolare. Questo accessorio della moto è molto importante per quanto riguarda uso stradale, pista e turistico. La funzione di questa forcella praticamente in ogni moto è quella di avere diciamo, un assetto ideale per qualsiasi utilizzo. All'interno di questo accessorio, a vederlo così molto semplice, ci contiene pezzi molto importanti, tipo un pompante idraulico, una molla, boccole di scorrimento e registri, che può essere in questo caso registri di estensione e registro di compressione. Il registro di compressione è un accessorio molto importante che tanta gente lo prende, diciamo, poco in considerazione, ma serve per poter frenare la velocità dell'affondamento della moto. Quindi cosa vuol dire? Quando si frena a una velocità bassa, ha un assorbimento, ha una frenata molto, diciamo, sollecitata. Se questo registro non è posizionato in modo corretto, la moto vi renderete conto che avrà una chiusura molto importante e può anche sbandare. In sostanza, questo registro cosa serve? Allora, in un utilizzo sportivo tipo pista viene mantenuto abbastanza chiuso per evitare che la moto affondi molto velocemente. In un uso turistico, diciamo che in una posizione, diciamo, più soft, dà più, diciamo, più sensibilità alla strada. E invece in un uso, diciamo, fuori stradistico è necessario che abbia una buona sensibilità di affondamento. Passiamo al registro di estensione, che praticamente fa l'effetto invece contrario. Praticamente questo registro ha la funzione di frenare in estensione, quindi quando rilasci alla frenata per dire, e di regolare la velocità della risposta della moto, quindi non avere dei rimbalzi non omogenei. Diciamo che in un uso, diciamo, sportivo è, diciamo, un po' come la funzione del registro di compressione. Nell'uso sportivo il registro va tenuto abbastanza controllati per avere meno beccheggio della moto, quindi meno spostamento, diciamo, della moto in sé, quindi una moto molto precisa e stabile. Per quanto riguarda invece in uso, diciamo, turistico o fuori stradistico, agendo su questo registro, praticamente abbiamo la possibilità di avere una risposta più brillante, diciamo, della moto, di maneggevolezza e anche comfort, perché va sempre a agire anche un pochettino nel passaggio di minima della compressione. Ora abbiamo parlato praticamente di registri di oleodinamica. In questo caso abbiamo anche un registro di precarico molla, come si vede, agendo su questo registro. Allentandola andiamo a sprecaricare la molla, stringendo andiamo a precaricare la molla. Cosa vuol dire? Che noi, se abbiamo un peso pilota, diciamo a 70 kg, magari ha bisogno di 8 mm di precarica. Se abbiamo un pilota che pesa 100, agendo su questo registro non avremo nemmeno bisogno di aprire l'ammortizzatore, diciamo la forcella, per poter regolare l'assetto della moto. Parlando della
diciamo che fondamentalmente è molto simile a un ammortizzatore, che abbiamo parlato anche la puntata precedente. E la forcella contiene dei particolari che non sono visibili, quindi contiene un pompante, un'asta pompante, contiene i registri dei ritorni, l'olio e una molla. In più, diciamo come particolare molto importanti, contiene i pistoni che uno fa compressione e quell'altro fa ritorno. Questo particolare è molto importante, perché? Perché contiene delle lamelle, che faccio vedere così molto velocemente, che si chiamano tarature dell'ammortizzatore o della forcella, che questo consente all'olio di essere regolato nella velocità del flusso. Andando avanti nel discorso, oltre alla taratura è molto importante anche lo scorrimento della forcella, quindi boccole di scorrimento, paroli, che anche lì ci sono varie tipologie di paroli, dallo standard a anche modelli molto più scorrevoli, chiaramente anche un po' più costosi. È molto importante per quanto riguarda l'uso racing e amatoriale, e per quanto riguarda la sensibilità del terreno o dell'asfalto, ma necessita anche di cure, nel senso che dopo tot ore di lavoro, che potrebbero essere 20 o 40 ore di lavoro, necessita di essere sostituito o l'olio e eventualmente boccole di scorrimento. Questa cosa succede, ma non è mai considerata più di tanto dagli utenti, diciamo, normali, ma è molto importante, diciamo, fargli una manutenzione periodica. Quali sono i sintomi per poter portare una forcella a revisionare? Allora, il primo punto è che quando voi siete stati guidando la vostra moto, sicuramente la troverete strana, ma questo potrebbe derivare o, diciamo, il caso più eclatante, che la forcella perde olio, e chiaramente venite nel centro specializzato per fare questa operazione, ma tante volte succede che l'utente, diciamo, normale abusa di questa cosa perché la forcella non perde e crede che vada sempre all'infinito. Il primo problema che si può far sentire netto, diciamo, che la vostra moto nell'uso, diciamo, stradale non potrebbe più tenere la corda, quindi quando voi entrate in curva la moto tenderà ad allargarvi e sentire molto l'asperità dell'asfalto. Questo è già un sintomo molto importante, e quindi per cui poi si va poi a rischiare di, diciamo, buttare per terra la moto per una disattenzione. In ogni caso, il consiglio mio è quello che, se quando guidate la vostra moto non avete più questa fiducia o avete qualche problema strano, non indugiate a rivolgervi a centri specializzati per farvi vedere la vostra moto. In ogni caso fa sempre bene a prevenire qualsiasi tipo di problema, e sicuramente per la sicurezza della vostra vita. Oggi abbiamo, diciamo, parlato di forcelle, cercando di spiegare in poche parole qual è il funzionamento e l'importanza di questo particolare. Nella prossima puntata parleremo di freni, cercando di darvi un'indicazione e dei consigli per la vostra moto e per la vostra guida. Ciao a tutti, ci vediamo la prossima puntata tra un mese su Moto in Moto e Leggi la Notizia. Ciao!